C'era un proverbio tra gli antichi romani che diceva fedele come una cornacchia. I colombi, quelli delle nostre piazze, sono animali molto fedeli, eppure a primavera tubano. Non solo, ma cornacchi e colombi, per stimolare l'attenzione della femmina, si fanno vedere con del materiale da nido nel becco. Questo è un altro segnale. Certe volte il becco, il nido è già fatto, è bello, è grande, ma farsi vedere indaffarato nel costruirlo è qualcosa che stimola la femmina. Ma questo serve solo per l'estetica della femmina. La femmina di questi uccelli deve produrre un uovo e all'interno di questo metterci il tuorlo, l'albume, deve creare una conchiglia dura dentro se stesso. E tutto questo meccanismo fatto di ormoni, di metabolismi, di calcio che diventa guscio poroso poi per far respirare il pulcino all'interno, ha bisogno di qualche stimolo. E lo stimolo è il corteggiamento. Quindi tutti gli anni si ricorteggia perché in questa maniera la femmina si prepara. E il modo con cui la femmina, in maniera che possiamo definire molto antropomorficamente, ma diceva l'etologo Robert Hind, ben venga un po' di antropomorfismo ogni tanto, in maniera davvero vezzosa. La femmina di Colombo, questa sì che la vediamo dal balcone. Enrico, stai attento che hai il computer che balla un po', Ah, forse ce l'hai. la femmina del Colombo, quando il Colombo vola il maschio e però batte le ali da un grosso chiocco e vola con le ali tenute in maniera triangolare e oscilla mentre si mette, si posa. Dopo un po' arriva la femmina, lui comincia a tubare e a farle queste piroette intorno, abbassando la testa. E muovendo, si ha la livrea tipica del colombo selvatico, del colombo di piazza, ha delle penne color purpureo e verde che gli fanno come se avesse dei piccoli brilluccichii. Si vede anche nell'estetica umana, brilluccicare è un segno di rendersi appetibile. E quindi questo canto soprattutto serve a dire, eccomi, ti corteggio, faccio da fare. Tra l'altro, se canto molto vuol dire che non ho paura dei predatori che mi sentono e quindi che sono fisicamente un maschio ai tante. E quindi la femmina, seleziona un maschio in maniera da avere dei figli che sopravviveranno. Ma un'altra ragione importante, quella che viene spesso più raccontata, è che il maschio marca da un punto di vista sonoro, acustico, il proprio territorio. Gli altri maschi della stessa specie, se sentono troppo vicino il canto, se si avvicinano, di fatto stanno in qualche modo sfidando colui che si sente il possessore, questo è un brutto termine antropomorfico di quel territorio, e quindi è un modo per distanziarsi nello spazio. Però, e qui c'è l'estro e la capacità di un birdwatcher anche improvvisato, comincia qualche volta una battaglia tra canti. I due si sfidano, io ho dei merli, ho tre merli qui che si sfidano e si mettono un po' d'accordo. Hanno due o tre punti dove costruiscono il nido. Io non so se quello che mi sveglia dal cortile, che io chiamo Filippo, quest'anno sono 2 anni che non lo sento e nidifica su una palma, in realtà sei lo stesso, o se è un figlio di Filippo che è tornato e ha preso la zona di nidificazione al sito del genitore, e quindi questo. E ovviamente questo è il periodo in cui ancora li sentiamo cantare, non è un periodo infinito. Quello primaverile. Poi dipende dalla stagione, dipende come vanno le cose, se arrivano nubi fragili e i nidi vanno a finire male, magari riparte un comportamento di corteggiamento una seconda volta, oppure se la stagione è particolarmente ricca di insetti,
o di cibo, o di semi, dipende dalla dieta di ogni specie, faranno velocemente tanti figli e quindi proveranno a rifare un secondo nido e quindi ci sarà una seconda fase di corteggiamento tra un po' di tempo. Comunque, se teniamo duro, vedremo i piccoli che cominciano ad avvicinarsi, cominciano a uscire fuori dal nido. C'è chi si preoccupa per i gatti nei cortili, ma questa è la storia naturale dei predatori delle zone urbane o periurbane. Quindi questa parte di estetica acustica è importante. Mi vuoi fare qualche domanda o vado avanti? No, ma tu sei affascinantissimo. No, perché c'è il trucco. Gli altri due, oltre Filippo, gli hai dato un nome o no? No, ce n'è uno che è quello della parte dell'ematologia, il proprietario, perché io vivo praticamente dentro l'università dove ancora un po' insegno, e che ha comprato dei palazzi, quindi ho la cattedra di ematologia di fronte a me, e poi dall'altra parte ce n'è un altro che sta più verso l'odontoiatria e quindi hanno delle specialità mediche un po' diverse. Senti, prima hai citato il silenzio. In questo periodo in cui c'è pochissimo, quasi nessun rumore, come vivono questi animali che ormai si sono abituati al grande brusio, se non ai frastuoni assordanti della città? Allora, mi riferiscono che i più attoniti siano i gatti. Però il gatto, se noi lo vediamo con l'occhio di come la natura darwiniana lo ha strutturato, guardiamo la testa, intanto è un animale felpato, predatore che scorge la preda molto con l'udito, e poi ha queste orecchie da predatore che si fida dell'udito, addirittura delle orecchie mobili, e quindi per lui il poter sentire odore o sentire un rumore è un modo per avvicinarsi e localizzare la preda. Quindi se c'è molto silenzio, probabilmente il suo radar si incuriosisce di più di quello che succede fuori. Lo stesso succederà certamente per i roditori, ma quelli non li vediamo, e sicuramente lo stesso succederà per quelli che sono i predatori a udito più specializzati, che sono i gufi e soprattutto i barnabagianni, su cui il cervello hanno studiato le aree acustiche. Sono stata una meraviglia della natura per gli neuroscienziati, mi ricordo, dell'Università di Stanford, che ne allevavano copiose colonie. Comunque, tornando agli uccelli diurni, io prendo il binocolo. Il binocolo viene da sé. Però ci sono tanti tifosi di calcio che hanno binocolo. Una volta ce l'avevano i melomani e quelli che frequentavano molto i teatri. Allora, il binocolo tipico ha 6 ingrandimenti, no? Il binocolo è 6x8x, ovviamente 8x è meglio. Se mai qualcuno infervorato dal birdwatching ne volesse acquistare uno di tipologia professionale da birdwatcher, il numero di ingrandimenti suggerito è 10 o 12. La differenza sta nel fatto se noi pensiamo di vedere uccelli che si posano o uccelli che svolazzano, perché ovviamente se il binocolo moltiplica 12 volte è più difficile riuscire a seguire un animale che si sposta velocemente, quindi con 10 uno se la cava meglio. Se poi vogliamo invece guardare gli scoiattoli, perché ci sono tante zone d'Italia dove sono ritornati gli scoiattoli o altri animali, allora ci vuole qualcosa anche con un ingrandimento più forte o un binocolo. Poi adesso c'è questa moda delle fototrappole che costano anche relativamente poco, mi dicono che 200-300 euro, che sono straordinarie trappole, che scattano una foto quando un animale, anche di notte, passa di fronte alla macchina fotografica. E le persone scoprono che nel loro giardino
Di notte ci sono strani mammiferi carnivori che si aggirano, e questa sta diventando la gioia degli zoogeografi, dei biologi che si occupano di vedere la distribuzione sul territorio delle specie, perché hanno una quantità di dati dai cittadini comuni, questo processo di citizen science, aiutato da Facebook, per cui sta diventando veramente una goduria. Tante specie che vedevamo come piuttosto rare compaiono nelle fototrappole o fototelecamere anche che mettono, che riprendono. Quindi il binocolo è uno strumento per me insostituibile. Io diciamo che ci giro sempre. Poi però, e questo è un po' più da professionisti, e veramente c'è una tradizione crudele di cacciatori, sono i famosi richiami. Allora, i richiami, qui abbiamo un beccaccino che non è un animale città, vedete, questa è una specie di pompetta, ma io quello con cui gioco soprattutto è una specie, qui ovviamente c'è il merlo, ecco, questo è un altro gioco. Ci sono vari, vedete, qualche richiamo. Sembra. Però quello con cui io gioco di più è il verzellino. Il verzellino è una specie, somiglia molto al canarino, anzi in gabbia nei paesi negli anni 60, 70, 50. Spesso li prendevano, li mettevano insieme ai canarini e facevano dei figli insieme. Il verzellino in Toscana si chiama sfrigolino perché fa uno strano sfrigolare e fa delle bellissime danze di corteggiamento messo in cima agli alberelli o agli arbusti. Ha trovato nelle antenne sulle case delle città come Roma l'equivalente perfetto, perché gli crea una specie di palcoscenico dove lui può sfrigolare. Non so se lo sentite. E che si sente? Sfrigola anche più di questo. E fa una danza, io la descrivo così, è come se ci fosse un direttore d'orchestra che muove una bacchetta e l'uccello fosse in cima alla bacchetta. Quindi è una danza che ondeggia nell'aria e dopo qualche giravolta ritorna sull'antenna della televisione. Io ci provo ogni tanto a sfidare qualche verzellino in maniera tale da fargli capire che ci potrebbe essere. Mi è sembrato che qualche volta ci è cascato, ma altre volte è più difficile. Quello che mi riesce, invece, è il richiamo a fine serata dei merli, che poi è un richiamo che sfuma anche in una serie di segnali di pericolo che loro fanno, che è un verbo, adesso qui non verrà bene sentito, nel gergo venatorio lo chiamano il verbo chioccare, ed è il verso che il merlo utilizza soprattutto per dire che c'è un segnale di pericolo, oltre che per segnare che è il proprio territorio, e lo conoscono tutti gli abitanti del bosco, perché spesso il pericolo è una volpe. E allora è interessante perché il grido, attenzione, c'è un mammifero terrestre, un quadrupede, un predatore terrestre, spesso il tipo di segnale d'allarme è lo stesso per varie specie di uccelli che vivono nel bosco. Diciamo che hanno una lingua franca, una coinè, attenzione, è arrivata la volpe, in maniera tale da proteggere soprattutto i piccoli. Allora, il chioccare si può fare in tante maniere. Ora non mi viene bene, ma insomma. Comunque questo è un dono
dalla mia amica Francesca tanti anni fa, e poi ce ne sono altri, il verso di Merlo. Tutte le volte mia moglie, che è un medico, mi dice: ma negli anni, dice, ah, che uccello è? È sempre un merlo, perché quello che fa il canto che colpisce di più per l'armonia, per la sonorità, per l'estetica, e anche con tante variazioni, in città è il merlo. Che poi ci dobbiamo ricordare sempre che il merlo è entrato nel dopoguerra, anche prima, a Londra, e gli ornitologi erano estasiati di questa specie che entrasse in città. Probabilmente in quei tempi gli uccelli venivano molto rapidamente catturati spontaneamente, c'è una cultura di reti da caccia, paretai, eccetera, reti per cui... Però comunque ricordiamoci che sono animali in cui solamente gli esemplari più audaci, tecnicamente noi diciamo quelli meno neofobici, quelli che hanno meno paura della novità, che sono entrati, hanno colonizzato questi ambienti cittadini, e devo dire che alcune specie sono, al di là della latitudine, anche una buona misura di quanto è zoofila e accogliente la popolazione umana. Perché, per esempio, dove è tradizione, come nel regno dei Birdwatcher, che è il Regno Unito, dove la Royal Society for the Protection of Birds, che pubblica British Birds, è un'associazione con una quantità enorme di associati, c'è cioè una grande cultura, però anche in Svizzera, in Germania, in Francia. Poi spesso la cultura venatoria dei nonni e dei bisnonni diventa la cultura naturalistica dei figli e dei nipoti, ma rimane sempre la tradizione, magari anche il gergo locale con il quale viene chiamata una certa specie di uccello. Un'altra osservazione volevo fare, poi sarò felice di essere interrotto da te, è che oggi, rispetto a quando io ero un ragazzino, è facilissimo studiarsi il canto degli uccelli, perché stanno in rete. Allora, il trucco che si può avere è che, una volta identificata la specie, prendere il nome latino, per esempio Turdus merula, a quel punto si trovano i canti di siti di tutte le lingue possibili, l'inglese, il tedesco, il francese, eccetera. Però comunque non è difficile, ci sono anche dei siti specializzati, e quindi se uno ha la curiosità di scoprire, di classificare quel canto, si può aiutare con la rete. E terminerei dicendo che qualcuno prova anche con il telefonino, anziché con il richiamo, a mettere magari un telefonino che faccia un canto sul balcone, per vedere se qualche uccello che è in qualche modo proprietario di quella zona pensa di essere sfidato da un intruso della sua specie che è entrato in quel territorio e si avvicina incuriosito. Senti, ma e quelli che sono gli animali più domestici, considerati più domestici di tutti, cioè i cani e i gatti, in questo periodo in cui noi siamo tutti reclusi in casa, hanno più piacere o meno piacere? Allora, quello sulle quali, in queste condizioni in cui chiaramente non è la convegnistica, il workshop specialistico non sarebbe motivo di pericolo terribile, e poi è vietato. Però un po' di telefonate, un po' di Skype tra amici e colleghi, allora, e cinofili, e poi c'è Nicoletta che ha scritto con me, questo tu prima non l'avevi notato, i consigli al giovane etologo sono stati scritti insieme a Nicoletta Tidiakos, che è un'etologa di cani straordinaria, che ha un'attitudine molto femminile anche alla cura e all'attenzione nei particolari del comportamento, e quindi osserva queste coppie
proprietario cane, non sta bene dire padrone cane per un etologo sensibile, se non altro agli zoofili locali italiani. E quindi queste coppie, e come se la stanno cavando? Allora, la passeggiata sembrerebbe che il cane è un po' più al guinzaglio, il cane è un po' più comunque tenuto vicino, perché dato che i cani giocano, si azzuffano, eccetera, i proprietari dicono: ma io non mi voglio trovare a dover andare lì così vicino all'altro proprietario per dividerli. Quindi queste passeggiate sulle quali si fa un umorismo terribile, pieno di vignette, filmati, di persone che con la scusa del cane, no? È un motivo di scherzi, cani affittati per poter uscire, eccetera, sono tutti scherzi. Però insomma, sembrerebbe che queste passeggiate sono un pochino più brevi, magari più ripetute, però questa socialità fra cani un po' meno. Però il cane poi non è che ne soffra in particolar modo. Viceversa, il cane è un lupo addomesticato, ha tutte le caratteristiche sociali del lupo, ha bisogno dell'associazione del suo individuo alfa, il capo branco, che poi sottolineiamolo, molto spesso è una femmina nel mondo pari opportunità dei lupi, ma anche tutti gli altri membri del suo branco, del branco umano. La mente del cane è stata trasformata da almeno 14.000 anni. Pensate quanti cani sono stati selezionati in tutto questo tempo. E ha questa capacità che non è del lupo e che non è nemmeno dello scimpanzé o del bonobo, cioè di esseri che si pensa che abbiano una mente molto più simile a quella della specie umana di tutto il resto del regno animale. La mente del cane è tale da avere un dialogo direttamente con la mente umana. Queste sono osservazioni che ha fatto brillantemente alla fine degli anni Ottanta un antropologo etologo. Scusatemi che devo spegnere il cellulare. Si chiama Brian Hare, perché adesso mi sembra che sia la Duke University negli Stati Uniti, e questo si chiama Reciprocal Mind Reading, reciproca lettura della mente. Noi parliamo con un linguaggio simbolico articolato, il cane no, ma da una serie di espressioni corporee, tono della voce, movimenti, e poi dalla grande capacità che ha il cane, che è il più grande etologo del proprio padrone, del proprio proprietario. Il cane capisce molto di più, è un grande psicanalista, quindi riesce a leggere lo stato emotivo di un essere umano, le due menti si interpretano, ma soprattutto gli animali domestici, qualcuno sostiene anche il gatto, sono in grado anche di agire per cambiare lo stato emotivo del proprio partner umano. Il cane è capace di consolare, il cane e il gatto sono capaci di fare dispetto. Senti, e coloro i quali, non è proprio bird watching, ma invece sono storie, diciamo, di animali che vengono messi in cattività, prendono e portano in casa animali anche di una certa dimensione, pensiamo ai serpenti piuttosto che ad alcuni grandi felini, ma che cosa li porta a fare questo tipo di, come dire, di creare questo imprigionamento? Amano gli animali o no? Allora, il gusto dell'orrido, il gusto del pericoloso, il ragno peloso, lo scorpione, il serpente, fanno parte di un simbolismo su cui io non ho particolari competenze. Posso semplicemente testimoniare
e non è qualcosa che per la mia appartenenza culturale, anche un po' corporativa necessariamente, ci piace, perché se, come diceva Conrad Lorenz, se impari a se li conosci, se li osservi, se vedi come curano i piccoli, tu a quel punto, se li conosci, li ami. Mm-hmm. Quindi questa pastorale di tolleranza, curiosità reciproca è un po' il karma di una certa scuola etologica, anche dal punto di vista anagrafico. Quindi l'idea di mettersi in casa un animale esotico, spaventoso, è qualcosa che va contro un'etica professionale. Quindi sicuramente va redarguita, non posso fare di meno. Certo. E poi molto spesso questi animali soffrono, diciamo, quello su cui la mia generazione di etologi, ma anche di zoologi, ma anche di oggi sono carabinieri forestali, tutti insieme siamo riusciti a far capire che una scimmia, un animale fortemente sociale, tenuto da solo in casa, impazzisce, perché non ha dei conspecifici, dei compagni, non ha un branco. Lo stesso succede a un pappagallo. Quindi poi è venuta anche la legge, la norma, la coscienza sociale che si fa scritta e legge, adesso è tutto vietato. Però un certo modo di tenere l'animale in casa, grazie proprio all'etologia, che c'è una parte che sfocia poi nella veterinaria applicata, che salvaguarda il benessere psicofisico animale, soprattutto per le specie vertebrate superiori, gli uccelli, i mammiferi, ma insomma anche altre specie animali. Per esempio il polpo è stato portato a un livello di conoscenza delle sue capacità cognitive così sofisticate che addirittura Andrea Camilleri mi ha messo in bocca al commissario Montalbano, che si metteva un po' in crisi se mangiarli o no, poi ovviamente da bravo siciliano se li mangiava, però ci sono delle specie. E quindi questo sapere quanto questi animali soffrono può spingere. Viceversa, se noi riusciamo a interagire con il merlo di casa, il codirosso, i codibugnoli che c'erano in questi giorni, le capinere, io mi sono trovato con delle capinere che poverine in città nidificavano su delle terrazze piccole dove c'era magari un arbusto piuttosto pieno di foglie, si nascondevano. Poi queste case urbane, queste terrazze sono molto poco frequentate dagli abitanti umani, e ovunque trovino un pochino di verde si infilano dentro, e che possono diventare, sapendole rispettare, anche motivo di grande curiosità e formazione anche per i bambini, per i ragazzi, di quella che è la storia naturale che si svolge magari su un balcone o un terrazzo. Senti, se dovessi consigliare un libro, più di un libro, per coloro i quali stanno a casa, come tutti noi, per entrare un po' in questo mondo, che cosa consiglieresti? Beh, io posso solo che fare la pubblicità a una casa editrice che non è Codice Edizione, ma che è la Franco Muzio, che si è immolata nel produrre guide naturalistiche, anche se ricordo delle guide per bambini fatte da Severino Cesari, Claudio Ciciarelli, all'ADN Kronos Libri, che si chiamava La natura ad occhi aperti, credo che siano introvabili, mentre un bel libro sugli uccelli, con tutti i disegni, eccetera, è la cosa migliore, perché la guida, poi sono fatte in maniera tale che sono facili da usare. Diciamo che in una famiglia di una vera borghesia inglese, l'amico Groffredo Fofi direbbe che in Italia non c'è quasi borghesia, quindi in Italia c'è un po', come una volta c'erano nelle case dei nonni i libri di Darwin, la guida naturalistica per gli uccelli e per gli insetti di solito c'è. C'è anche qualche guida sul come fare, chiamiamolo il bird gardening,
come attirare sul davanzale, sul terrazzo o nel giardinetto gli uccelli, mettendo il cibo adatto nella stagione adatta, la vaschetta per farsi fare il bagno, la frutta appesa, che poi questi insetti, soprattutto quelli insettivori, se noi d'inverno li aiutiamo a passare l'inverno, nidificheranno nei pressi della nostra casa. E dato che si nutrono di insetti in maniera feroce, arrivano una volta e mezzo al loro peso nella stagione in cui allevano i piccoli, sono degli insetticidi naturali straordinari e a costo zero. Senti, tu citavi prima il muzio e volevo segnalare ai nostri ascoltatori o ai nostri amici che ci seguono su Facebook questa guida degli uccelli d'Europa, Nord Africa e Vicino Oriente, appunto edito da Muzio, che mi sembra che sia nella linea che tu indicavi. Muzio ha fatto una guida per proprietari di barche con il biologo, etologo Giuseppe Notarbartolo di Sciara, sui delfini, le balene, le razze. Ci sono delle guide bellissime. Tutti i proprietari di barca dovrebbero avere una guida, perché se vedono passare una pinna almeno capiscono di cosa si tratta. So che sto esagerando, ma avere una guida naturalistica, che poi sono libri fatti con delle copertine a prova di fango e hanno la dimensione di una tasca. Senti, forse potremmo anche consigliare qualche libro di Conrad Lorenz, no? L'uomo incontrò il cane. Forse L'uomo incontrò il cane è un bellissimo libro, io lo consiglio. Però Conrad Lorenz è stato alla base di un pensiero green austriaco e poi germanico, perché nei libri in cui dice appunto che se uno misura il tempo trascorso a corteggiarsi, nella specie umana è terribilmente ridotto, lui dice qualcosa che va bene al di là della semplice passione naturalistica. Quando lui parla dei popoli che lasciano la porta aperta di casa, ha questo sapore naturistico, ma in fondo c'è una saggezza che ha molto a che fare con la sua formazione di psichiatra. Il benessere psicofisico è legato alla quantità di natura che ci circonda e con cui sappiamo interagire, perché l'Homo sapiens da 100.000 anni, io faccio sempre la battuta che irriterà gli esperti paleantropologi, io dico da 1 milione di anni, ha una mente che si è plasmata per interagire con la natura e ha una sua appetenza spontanea verso la natura. Se noi lo rinchiudiamo in città affollate, strade cementificate, il malessere c'è. Ci sono degli studi straordinari, per esempio, su come rendere accogliente la sala d'attesa di un pronto soccorso per bambini, che sono straordinari, perché capisci fino a che punto, nel momento anche della difficoltà, della paura, gli stimoli naturali creino una sorta di antidoto al malessere. Senti, in questo periodo certamente il pipistrello non gode di una buona fama, come si dice, visto che è quello che ha prodotto il famoso spillover, da lui dicono a un serpente e poi all'uomo. Molto probabile. Molto probabile. Ma è così cattivo ed è così... Ho letto qualche giorno fa su Repubblica un articolo che diceva perché non bisogna avere paura dei pipistrelli. Sì, è scritto da un collega molto serio napoletano, Danilo Russo, un professore associato. Io l'ho invitato qualche anno fa a fare un seminario da noi all'Istituto di Sanità,
Devo dire che alcuni virologi molto importanti con cui ho parlato in questi giorni, persone che hanno un ruolo importante nella gestione di questa crisi, lamentavano la mancanza di interazione con i pipistrellologi proprio per la ragione di questo. Beh, certamente il pipistrello non è simpatico, comunque da qualche parte nello spillover ci sono uomini, no? Persone, esemplari della specie Homo sapiens, che si tagliano una mano per errore o mangiano poco cotto, qualche strana cosa. A me è stato offerto in Madagascar nel 1982 un pipistrello, non potevo rifiutare, una di queste volpi volanti. Era stata arrostita alla brace, quindi penso che non fosse particolarmente. Però insomma, se evitassimo quel tipo di contatti, viceversa, il pipistrello che si mangia le zanzare e che non viene in contatto con noi, non vedo per quale ragione non debba essere accolto. Peraltro noi non abbiamo quelle specie di pipistrelli che vengono cacciati e mangiati, che sono grosse dimensioni, pipistrelli frugivori. Noi abbiamo esclusivamente pipistrelli insettivori di piccole dimensioni. In nessuna dieta italiana abbiamo visto mangiare di tutto, periodo famoso 1943, quello che nelle famiglie romane si chiamava l'anno dei tedeschi, vendevano i ratti ai mercati, come a Napoli, dappertutto, ma i pipistrelli in Italia non li hanno mai mangiati, quindi nemmeno cacciati, quindi non credo che ci sia. E poi, diciamo, non, queste specie non è che sono estirpabili. Comunque i virus, nella logica darwiniana, qualche specie serbatoio con le loro continue mutazioni se la troverebbero comunque. Senti, ma in questo periodo le foreste sono ancora meno frequentate. E che cosa succede a quegli animali? Si sentono più protetti? Hanno... Io credo che questo è un fenomeno che c'è uno dei migliori etologi della generazione dopo la mia, professor Claudio Carrere dell'Università della Tuscia a Viterbo, che proprio si incuriosisce di questo, perché non è che una specie comincia a diventare curiosa e audace, sono alcuni particolari individui che escono dalla loro tranquillità nascosta e magari cominciano a fare qualcosa di nuovo in ambienti che prima consideravano poco frequentati. Anche se, caro Vittorio, guarda che i porcospini che a Roma sono arrivati a via Carlofea, la volpe di piazza Cavour, beh, qui ci sono delle ore della notte in cui probabilmente questi individui particolarmente curiosi e esplorativi, spesso maschi, adolescenti, post-adolescenti, quando possono, anche a Roma, si infilano, arrivano. Non parliamo dei cinghiali di via Gregorio VII, adesso io mi dispiace che faccio solo riferimenti toponomastici a Roma, ma sicuramente gli esperti locali sapranno raccontare. Quindi qualcosa che riesce ad avvicinarsi a noi c'è. E certamente quanto più noi ci ritiriamo nelle nostre case, tanto più questa onda. Però dipenderà moltissimo dalla durata di questo periodo, perché per quanto gli animali possano essere cambiare le loro abitudini, usi e costumi degli uccelli silvani, recitava un libro importante, venne tradotto poi, venne riproposto dalla Rizzoli nella storica collana dell'ornitoringo diretta da Ippolito Pizzetti, questi usi e costumi ci mettono un po' di tempo per variare. E
certamente qualcosa succede subito, nel senso che basta vederlo per un etologo, si sa che la domenica mattina sul presto per gli animali è una giornata del tutto particolare. Ma loro lo vedono, non ci sono macchine, si affollano in competizione nei giardini pubblici perché sanno che si riempiranno di persone che si mangiano magari un panino, lasciano briciole. Quindi loro, queste specie che gli ecologi definiscono commensali, che siedono alla nostra mensa, non sono parassiti, non ci disturbano, mangiano le nostre briciole, quello che noi sprechiamo, quelle si sono adattate alla specie umana anche in ambito urbano, sono poche specie, ma quelle sicuramente si infilano in qualsiasi interstizio dove possano trovare nutrimento. Senti Enrico, un'ultima domanda. Tu sei stato un grande viaggiatore e cosa ti sei portato dietro di tutta la natura che hai vissuto, attraversato, studiato in questi grandi viaggi? Beh, tanti appunti, delle amicizie straordinarie con zoologi di paesi molto diversi, con culture molto diverse. Ho anche insegnato per un breve periodo ad Algeri, in un albergo dove a una certa ora arrivava Arafat, ma non si vedeva Arafat perché era circondato da una guardia del corpo gigantesca. E poi ho esplorato, grazie a qualche... c'era un neurologo italiano che aveva fatto la guerra dalla parte di liberazione, da parte degli algerini, che viveva lì e che era un archeologo dilettante, mi ha organizzato dei viaggi con delle guide tuareg straordinarie. Ho riportato questi rapporti. I rapporti, devo dire, con i missionari sono rapporti tanto molto intimi, perché quando cammini o vai in moto da motocross nel Borneo, nel fango, c'è la malaria, il tuo compagno di viaggio ha queste febbri malariche terribili, tu non sai che fare, lui dice non ti preoccupare, passa. E alla fine quello che mi è rimasto è il rapporto umano e poi lo zidi, un piccolo lemure, una piccola scimmia, grossa come un topo, che riuscire a avvicinare non è facile, ma è una soddisfazione straordinaria. Non ho portato reperti. Non ho portato reperti. Bene, noi ringraziamo tantissimo Enrico e ci vediamo prossimamente per gli appuntamenti di Codice Presenta. E frequentate e guardate sul sito, sul nostro blog. Grazie mille, grazie ancora Enrico. Okay. Grazie a voi.